Allora, buongiorno, sfogliamo l'ultima settimana enigmistica e a pagina 3 e 6, avevo detto, ci sono le crittografie. Abbiamo risolto la crittografia di pagina 3, era una crittografia sinonimica, quindi abbiamo usato un sinonimo per arrivare alla soluzione. A pagina 6 di solito c'è un monoverbo, che significa in pratica crittografia, però la soluzione è formata da una sola parola. E monoverbo non sinonimo, quindi non bisogna usare dei sinonimi, bisogna proprio usare le parole, le lettere che vediamo scritte. Allora, guardiamo. 3134, io mi sono formato, mi sono preparato 3134, tanti spazi, quante sono le lettere delle singole parole. E senza, su questo gioco di A di Andrea, ci propone questa parola, senza, senza senso questa parola, ok. Però da queste lettere così disposte, noi dobbiamo trarre una parola di 11 lettere. Cosa si può dire senza, senza? Allora, io pensavo che si potesse dire che se togliamo la, la S, avanza senza. Senza, però senza è una parola di 5 lettere, non ho lo spazio dove inserirla. Allora, guardando un po' meglio, cosa, al massimo ci sono parole di 4 lettere. Allora, se noi togliamo queste due S, non è che possiamo fare grandi discorsi, no? Ma se togliamo le S, ci avanza Enza. E proviamo a dire questo. C'è la S, ci sono le S. E poi c'è Enza, Enza è quattro lettere. Però Enza è messo in mezzo alle S. Quindi qua, proviamo, oltre che con le S c'è anche Enza, la S è proprio, cioè tra le S c'è Enza, oppure tra o fra sono sinonimi, no? Queste due proposizioni. Allora proviamo consulenza, consulenza, ma ul non ha due lettere, fras, ecco, adesso mi è venuta tras, con tra le S, che parola si forma? Par. Infatti tra le S appare enza, pare. Ci appare. E questa è la soluzione, trasparenza. Allora, caro Andrea Maraventano, abbiamo risolto il tuo gioco. Adesso vado a vedere se sulla rivista c'è anche qualche cruciverba. Di solito ce ne sforni qualcuno a pagina 33 o 37 e risolverò anche quello, così insomma poi ti chatterò, ti dirò che ho risolto tutti i tuoi giochi. Intanto il monoverbo l'abbiamo fatto. Ciao a tutti.